Mentre vi state gustando City Skylines 2 col suo bellissimo ciclo giorno-notte, vi sarete forse accorti che le ombre sono molto strane. Vedete che si muovono, appaiono, spaiono, hanno delle cose praticamente orribili da guardare. Non ha senso che un'ombra faccia questo tipo di effetto. E l'effetto è un po' minore, ma comunque orrido, persino se lo guardate da vicino. Guardate come vibra l'ombra. Quindi, come si può sistemare questo sfarfallio delle ombre? Prima di continuare, iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news su Cities Skylines 2. Avete due possibili soluzioni e tutte e due non sono belle graficamente, ma una è peggio dell'altra. Iniziamo dalla peggiore. Il peggior modo di sistemare questo sfarfallio è letteralmente andare nella grafica e andare a disattivare le ombre del gioco. Davvero, non è uno scherzo. Andando a disattivare le ombre dovreste avere poi meno problemi. Potete gustare il ciclo giorno-notte. Il problema è che il gioco senza ombre, beh, è orribile. Cioè, per carità, è sempre carino, ma è inguardabile un gioco così senza ombre con un tramonto, cose del genere. Se andiamo in modalità foto, andiamo a vedere altri giorni, altri momenti della giornata, potete capire che senza ombre di contorno, occlusione ambientale né niente, il gioco è orribile. Quindi questa non è la scelta che vi consiglio di fare. Il problema è che l'unica altra scelta, sì, il gioco ha un aspetto migliore, ma non ve lo consiglio. Quindi, innanzitutto andate a riattivare le ombre, quindi andiamo a scendere nelle impostazioni, andiamo a riattivarle così come le ho messe io. Vedete, abbiamo anche le ombre del terreno che alcune volte potrebbero crearvi problemi, perché vanno anche quelle a lampeggiare, vi creano ombre strane sulla strada, eccetera. Quindi in quei casi, quelle ombre lì, disattivatele. Facciamo così. Voilà. E quindi l'unico altro modo per andare a non avere le ombre che fanno quel movimento strano è disattivare il ciclo giorno-notte. Lo so, così vi perderete quell'aspetto bellissimo del gioco, ma non avrete le ombre che si muovono, saltellano, flickerano, eccetera. Se vedete sotto il ponte, l'ombra è normale, regolare. Quindi, perché queste due sono le uniche soluzioni e non ce ne sono altre soluzioni per le ombre? Perché purtroppo è un problema della gestione delle ombre su Unity, il motore di gioco che è dove è costruito Cities Skylines 2. Quindi, per il momento, o ci sarà un aggiornamento di Unity che sistema questa cosa, o gli sviluppatori, una volta risolti tutti gli altri problemi del gioco molto più grandi, come le prestazioni, il bug della pattume, della catena di produzione, eccetera, quando tutte quelle cose saranno sistemate, sicuramente anche le ombre verranno sistemate. Oppure lo faranno i modder appena le mod saranno disponibili. Però, per il momento, senza mod, queste due sono le uniche due soluzioni per non avere le ombre che vanno a sfarfallare, e secondo me la scelta migliore è disattivare il ciclo giorno-notte perché almeno potrete gustarvi le ombre normali del gioco con un aspetto decente. E quando volete vedere com'è il vostro gioco in momenti diversi della città, vi basta andare a mettere un orario diverso sulla fotocamera e finché il tempo è fermo, quindi non passano i minuti, non cambia la posizione del sole, potrete mettere qualunque momento della giornata e le ombre saranno abbastanza stabili. Abbastanza. Vedete che comunque ci sono dei problemi. Ad esempio, qua giù potete vedere che alcune ombre si muovono comunque un pochino. È una cosa minore. Verrà sistemata in futuro e queste sono le uniche due soluzioni.